Se pensate che la gelosia possa essere un sentimento trascurabile, invece non lo è affatto, perché ci sono persone capaci di gesti estremi solo per invidia. Io sono Arianna e vi trovate sul canale True Crime che tratta del lato più oscuro della nostra società. Io sono Selena e Rubrica Notturna nasce per dare la voce a chi la voce non l'ha avuta neppure per difendersi. Io sono Silvia, benvenuti in rubrica notturna. Sigla! Nell'indagine di oggi ci troviamo a Tours, un comune francese, una cittadina pittoresca nella vallata della Loira, nell'ovest della Francia. Una città in cui si fondono culture e bellezze naturali, rinomata per le sue famose strade acciottolate e la sua architettura ben conservata. La città è anche la porta d'accesso al famoso Château, che mette in mostra l'architettura rinascimentale francese. Intorno vi è una vivace piazza dove si possono trovare abitazioni per metà in legno e per metà in muratura. Qui si possono trovare anche diversi caffè, ristoranti, insomma. È un canale di viaggi e non di crime, quasi. La cittadina però diventa famosa suo malgrado per un fatto accaduto negli anni Ottanta che lascerà un segno indelebile nella memoria della città. Che cosa capita? Capita di tutto di più. Nonostante siano ormai trascorsi diversi anni dal fatto, e siamo il 13 di dicembre del 1988, la storia resta ancora nella memoria delle persone. Sarà fatta quindi una scoperta davvero agghiacciante in quell'anno, perché nel parcheggio dell'ospedale, situato, come abbiamo detto, nella città di Tours, saranno trovati due sacchi per la raccolta dei rifiuti e un terzo sarà poi trovato vicino al supermercato. Cosa contengono questi sacchi? Dentro questi sacchi si scoprirà che c'erano i resti di una donna, anche se risulterà subito palese che nei sacchi mancasse però il teschio. Tuttavia, una telefonata anonima che giungerà alla polizia confermerà l'identità della donna trovata nei sacchi. Meno male che almeno non c'è chissà quale indagine da dover fare. Si trattava infatti di Françoise Gendron, di 38 anni, divorziata, con un figlio di 20 anni. Ma che cosa era successo alla donna? Chi aveva voluto farle quello? Dalle prime indagini si scoprirà che François non era stata vista né da amici, colleghi, vicini, nessuno l'aveva vista il giorno prima della scomparsa. Ma si saprà che i vicini fossero preoccupati perché sentivano il miagolio del gatto della donna all'interno dell'appartamento. E avevano capito che era stato lasciato solo. Quando le autorità entreranno nell'appartamento, preleveranno ovviamente le impronte digitali che troveranno all'interno dell'abitazione. E ovviamente le confronteranno con quelle della donna nel sacco. Insomma, c'era stata questa telefonata anonima, ma si doveva comunque accertare i dati Certo. con i dati, no? Alla mano, la veridicità di quanto veniva comunicato. Beh, e ovviamente presto ci sarà un riscontro con le impronte della donna nel sacco, con quelle ovviamente di François trovate nel suo appartamento. La polizia restringerà il cerchio dei probabili colpevoli del crimine a tre individui. Chi sono questi tre? Due uomini e una donna sono. François era nota per frequentare i locali della zona per le feste. Le piaceva andare al pub, discoteche, ristoranti e spesso François veniva vista in compagnia di questo trio di persone. Quindi erano loro amici. Verrà fuori che la donna fosse scontenta di questi due uomini, Luc e Michel, perché pare che fossero coinvolti in attività di droga. Comunque Michelle e Luc saranno presi in custodia, ovviamente, e interrogati dalla polizia. Ma entrambi gli uomini, dopo diversi accertamenti, verranno subito scartati da ogni sospetto e da ogni accusa addirittura della morte di Madame Jeanbrun. Ma i due uomini, durante l'interrogatorio, faranno entrambi un nome, quello di una certa Sylvie Revirliego, che dunque diventerà a questo punto la terza persona, come abbiamo visto, indagata per questo E omicidio. ovviamente anche lei verrà sentita da parte delle autorità che si dirigeranno a casa della donna e lei però risponderà a tutte le domande che le vengono rivolte con molta freddezza e a molte altre domande
si rifiuterà invece di rispondere. Sì. Ma non è sospettoso che si rifiuti di rispondere? Boh, pare che le autorità non ci facciano troppo caso. Allora perché? Probabilmente se però non rispondi è perché hai delle cose da nascondere, no? Non so. In teoria, non no? È detto. Magari timida. La polizia riuscirà a ottenere un mandato e a perquisire la casa della donna. Qui verranno trovate molte evidenti prove. Evidenti prove di cosa? Per esempio, nel bagno verranno trovate piccole macchie marroni nella vasca da bagno. Quando si trovano macchie di color marrone non è mai una cosa positiva. Ma anche un vasetto con all'interno dei gioielli. E poi? E poi pare che le autorità recupereranno persino delle corone dentali d'oro. E quando saranno analizzate, si scoprirà che apparteneva a François. Silvia a quel punto sarà portata alla centrale di polizia, dove, alla fine, senza tante storie, confesserà, insomma, con tutte quelle prove che aveva in casa, di aver ucciso proprio lei, a sangue freddo, la sua amica. Avevi dubbi che si trattasse di un'amica? No. Ma per quale motivo aveva fatto una cosa del genere? E soprattutto, ci dobbiamo chiedere, chi è Sylvie? È nata Sylvie nel 1951. Nei suoi primi anni di vita soffrirà di poliomielite e a quell'età verrà presto presa in giro ovviamente dai suoi coetanei per il suo modo particolare di camminare. E è così che la bambina deciderà alla ragazzina di abbandonare la scuola. E poi da adulta diventerà anche una sarta, si sposerà a 19 anni e resterà incinta. Ma ad aumentare la sua preoccupazione di futura mamma ci sarà anche la perdita del lavoro. E la sua famiglia attraverserà un momento davvero complicato. Nel 1982 la donna inizierà a lavorare in un ospedale, come tecnico in un reparto specializzato nelle cure di bambini costretti a letto. E in questo momento, che le cose sembravano prendere una giusta piega, il suo matrimonio finirà. Suo marito era infatti instabile e violento e Sylvie rischierà diverse volte la vita in questo periodo. Così la coppia finalmente deciderà di divorziare nel 1987 e solo l'anno dopo Sylvie otterrà un diploma come infermiera e in seguito poi deciderà anche di lasciare l'ospedale di Chinon e si stabilirà dove avrebbe ricominciato tutto da capo. Voleva tagliare i ponti con tutto quello che era prima la sua vita e ricominciare da zero. Sì, comunque è una donna coraggiosa sì. Che non si fa abbattere dalle circostanze. E sarà qui che diventerà amica di François Gebron. Le due donne a questo punto inizieranno a frequentarsi. Beh, conviene essere amiche amiche poi. Non poteva saperlo. No. Ma con il tempo Sylvie diventerà molto invidiosa della sua nuova amica François. Che bella amicizia. E aveva avuto molte relazioni con degli uomini nel corso degli anni, mentre tutti gli sforzi che faceva Sylvie, vuoi per i suoi problemi di poliomielite, vuoi per i suoi trascorsi, invece faceva davvero fatica a conoscere degli uomini. François, dunque, usciva, si divertiva e spesso era proprio Sylvie che le prestava denaro per quelle uscite. Ma Sylvie sapeva anche che l'amica François produceva abiti e li vendeva e che tuttavia anche se guadagnava da quel lavoro ovviamente non restituiva il denaro, cioè alla fine abbiamo capito che comunque François è una donna che un po' si approfitta della situazione dell'amicizia di Sylvie. Certo, ma il bello è che il rancore cresceva e cresceva ma non chiedeva mai il denaro indietro, cioè continuava a prestarglielo, non glielo restituiva e sì e continuava. Alla fine, come abbiamo visto, François aveva insomma, il suo lato negativo, però non è che per questo avrebbe dovuto morire per mano dell'amica. Comunque, François viene descritta proprio così da tutti, quindi era nella sua natura, ma se te continui a prestargli del denaro, basta, non glielo presti, vedi che non te lo restituisce. Ma siamo nel dicembre del 1988, cosa capita? Sylvie a quel punto parlerà con le autorità, descrivendo per filo e per segno gli eventi del 12 dicembre del 1988. Infatti quel giorno Sylvie era arrivata a casa di François con un piano ben preciso per ucciderla. Quindi premeditato, che è la cosa più tremenda da fare. Cercherà quindi di uccidere la donna facendo. Anche qua ci vuole comunque fantasia. Sì.
uccidendo la donna facendo cadere un asciugacapelli nella vasca dove si stava lavando per fulminarla a morte, ovviamente. Ma questo fallirà. Però voi fate attenzione, perché se anche lo sfiorate l'acqua con l'asciugacapelli ci morite. Sì, non è deve pericolosissimo. Per forza essere buttato dentro. No, no, è pericolosissimo. Infatti non capisco perché sia andata bene una situazione del genere, perché la cosa è una delle principali morti, insomma, in casa. Però non l'ha fulminata. No, lei no. Comunque Silvia a questo punto inviterà l'amica François a casa sua con la scusa di provare alcuni vestiti. Deve trovare un altro escamotaggio. Eh sì, per forza, non è morta fulminata. E così? E così pianificherà il secondo tentativo per far fuori l'amica. Cioè, l'abbiamo capito. E quindi gli mette degli ansiolitici in una tazza di tè, le farà bere il tè, ovviamente, e poi la inviterà a farsi un bagno caldo a casa sua per rilassarsi. Ma se già una volta ha fatto cadere il fond dentro la vasca, come cavolo fa a fidarsi di nuovo ad andare a casa dell'amica e rinfilarsi sempre in una vasca da bagno? Ha nascosto il fond. Comunque, sarà a questo punto che François cadrà priva di sensi nella vasca piena di acqua. E a questo punto Sylvie l'attaccherà senza pietà con un bisturi, le taglierà i polsi. Poi sposterà il corpo sul pavimento e avvolgerà François in un tappeto. Tutto il sangue a questo punto colerà ovunque. Poi Sylvie trascinerà il corpo sul balcone e chiamerà gli amici avvisandoli che l'amica era partita per una località in Francia, in modo da ovviamente allontanare ogni sospetto della sua scomparsa. Vabbè, quanto può durare? Gli amici dopo una settimana o due anche meno a porsi qualche domanda, ma no, se è andata in ferie 2 settimane gliele concediamo. Comunque, sempre con il corpo dell'amica sul balcone, la donna si preparerà il pranzo a posto e poi oltretutto, come se non bastasse, anche la festa di compleanno del figlio. Come fai ad avere coraggio a fare una roba del genere con un cadavere sul terrazzo che tu hai ucciso, la donna che tu hai ucciso, non la tua amica? È la prima volta che continuano con la loro vita con i cadaveri nascosti in casa. E poi quella stessa sera farà visita ai propri genitori e da casa loro prenderà un coltello da caccia, una mannaia e organizzerà tutto, insomma, per portare a termine il suo piano. Che pensate, è intuibile. Sì, molto intuibile. Pensate che quella sera, alla festa di compleanno del figlio, parteciperanno ben 10 bambini. Meno male che nessun bambino ha avuto bisogno di una boccata d'aria, perché sennò insomma, sarebbe stato davvero tragica come cosa. Per fortuna appunto i bambini non si accorgono di nulla, ma una volta che la casa ritornerà libera, Sylvie, vestita con il camice del lavoro, inizierà a smembrare il corpo di François, abbiamo visto. Aveva già organizzato tutto. Sì. E quindi rimuoverà la testa della vittima e la posizionerà in un secchiello, sempre fuori. E poi? Poi ci vorranno 2 ore per completare il lavoro. È già poco, 2 ore, è già stata brava. Poi metterà i resti del corpo dell'amica in quei sacchi della spazzatura dove poi erano stati trovati, no? Vi ricordate, no? E presto si era accorta però che ne mancavano dei sacchetti, non aveva fatto abbastanza scorte, quindi andrà al supermercato vicino e farà una normale spesa, ovviamente, per non dare dell'occhio, dunque è abbastanza astuta. Sì, perché in genere comprano soltanto candeggina, guanti, sacchi. E lei ha comprato un po' di farina. Lei invece ha fatto la spesa, gli serviva farina, pane, biscotti. Una volta tornata a casa, riprenderà la testa dell'amica e inizierà a sezionarla. Perché i tuoi video sono sempre con parti di corpo smembrate? Non lo so. Scegli meglio. Getterà i denti nel water e poi si renderà conto che non era affatto semplice schiacciare il cranio, quindi deciderà di metterlo nel forno della cucina a 350 gradi per tutta la notte. Sì. Alcune parti poi le getterà addirittura nel fiume lì vicino. E pensate, il figlio, anche se piccolo all'epoca, ricorderà quella scena, senza tuttavia, ovviamente, per fortuna, sapere che la madre stesse smembrando il corpo della sua amica. Diversi frammenti, infatti, saranno poi trovati dai vigili del fuoco durante le ricerche. Sì. E le analisi confermeranno, ovviamente, che si trattasse proprio del cranio di François. Che era stato fatto a pezzi dopo essere stato cotto tutta la notte dentro il forno. Terribile. Siamo ora, al 24 giugno del 1991. Sylvie, che era già detenuta in prigione, sarà considerata comunque capace di intendere e di volere, perché è stata lucida
Chiara ha, e ha pianificato tutto, tutto a dovere. Dunque potrà essere ritenuta idonea per essere processata per l'omicidio dell'amica François. Ma allora, che cosa si inventerà la sua difesa per cercare in qualche modo di tirarla fuori dai pasticci? Perché tanto il loro lavoro, si sa già che si arrampicano sui vetri pur di alleggerire tutta la faccenda. Dunque diranno, perché non si possono più appigliare al fatto che c'ha problemi mentali, due psichiatri l'hanno esaminata, è sana, quindi quello scarta, lo arrangia e ti trova un'altra idea. E si inventa che, pensate, le pillole dimagranti che Sylvie aveva preso le settimane prima di questo delitto avessero offuscato la mente della donna, influenzandola. E a quel punto era stata indotta da queste pillole a commettere il crimine. Quindi è meglio non assumere pillole dimagranti. Insomma, le pillole avevano causato confusione mentale. E pensate, il medico che aveva prescritto a Sylvie quelle pillole dovrà affrontare 3 mesi di sospensione dall'esercizio medico. Insomma, le autorità non si capacitavano che una donna sana di mente potesse commettere un tale crimine. E la stessa Sylvie dichiarerà di non ricordare nulla di tutto quello che è successo. Ma alla fine Sylvie si era sentita inferiore all'amica e la gelosia evidentemente l'aveva sopraffatta. Ovviamente la giuria non crederà affatto che fossero state le medicine a indurla a un atto di quel tipo lì. Nonostante la stessa madre di Sylvie avesse dichiarato che la figlia negli ultimi mesi era molto cambiata, era stressata, la giuria emetterà un verdetto ovviamente di colpevolezza. Meno male. E Sylvie sarà condannata all'ergastolo nell'agosto del 2009, quindi non è poi un caso così vecchissimo. È passato un bel po' di anni, però intanto è stata condannata. La donna soprannominata la macellaia di Tours sarà però rilasciata sulla parola, a condizione che avrebbe continuato a fare la macellaia. No, ad essere monitorata a livello psicologico. Cioè tu commetti un atto del genere, ma se vai dallo psicologo regolarmente, vai a casa, ti fai la tua vita tranquilla e beata. Beh, forse solo in Francia può succedere, ma ce lo auguriamo sinceramente. Oggi quindi non si è fatta il carcere, ma va, aveva l'ergastolo per una volta che una sentenza era giusta. Valida, giusta, oh, si fa sconti, cioè, ma sconti. Poi non è stato considerato l'efferatezza del crimine, ma sì, per l'ergastolo, certo, per dare l'ergastolo è stato considerato, sì, tutto, ma poi se ne sono poi sbattuti. Se ne sono poi fregati della cosa, non capiamo come certe dinamiche possano funzionare alla fine nella giustizia francese. Questa volta, perché non è solo francese che va male, cioè va male un po' ovunque. Sì. Oggi a Sylvie, che ha circa 70 anni, pare si sia rifatta una vita e comunque pare che continui a bazzicare nella città di Tours o lì nei pressi. Sì, tranquilla, beata. Chi la vuole come amica, alzi la mano. È assurdo, no? Sì, mi sembra strano, sei sicura? Sì. Sono sicura, sì. Da ergastolo a sedute psichiatriche. Sì. Dunque, la giustizia era stata fatta con la sentenza. Era stata fatta. Però poi alla fine è andato tutto a me. Quindi, alla solita domanda che ci poniamo. Giustizia è stata fatta? No. Certo che no. No, non si può lasciare libera una donna del genere. No. Grazie per essere arrivati anche oggi fino a qui. Noi come al solito vi aspettiamo nei commenti, perché siamo davvero curiosi di sapere cosa pensate di questa incredibile storia. Noi ci vediamo al prossimo video. Anzi, alla prossima indagine. Ragazzi, grazie e grazie ad averci seguito fino qui. Le Crimeber chiudono e sempre vi ricordano, occhi alle stranezze.